Bene, grazie a tutti, grazie alla parrocchia, grazie a voi e buonasera, ormai siamo verso sera. Il titolo di questo incontro, no? Sì, la pace libera, e infatti è una liberazione della mente dall'ossessione delle violenze e delle guerre, e soprattutto questo titolo su cui vorrei fermarmi un momento: se vuoi la pace, prepara la pace. Per me questa è la rivoluzione, cioè è una frase che oggi, no, in mezzo a un mondo pieno di guerre, dove è in atto un grande riarmo mondiale, dove si fanno affari giganteschi con la produzione e il commercio delle armi, dove tutti appunto si armano purtroppo e spendono cifre colossali, questa frase, questa idea contiene un'alternativa radicale, perché contiene la ricostruzione del pensiero umano, del pensiero, della politica, dell'economia, della società, della teologia, dei movimenti per la pace, perché oggi si parla sempre, purtroppo, e si teorizza sempre più pubblicamente, se vedete e ascoltate i grandi esponenti della politica europea, anche italiana, internazionale, dell'uno o dell'altro schieramento, dell'una o dell'altra posizione, è tornata proprio in vigore la glorificazione della guerra. Bisogna prepararsi alla guerra, bisogna vincere, neanche trattare, poi bisogna vincere, e occorre affermare la propria potenza, la propria idea, la propria economia, la propria geopolitica, come si dice. E questa è un'idea che mi fa venire in mente il futurismo. Forse qualcuno si ricorda il manifesto del futurismo italiano del 1909, si ricorda di averlo studiato, Filippo Tommaso Marinetti, 1909, pensate, più di cento anni fa, ed è un manifesto che contiene un linguaggio che prefigura il fascismo e che verrà poi assorbito all'interno del fascismo. E lo dico perché mi ha colpito pochi giorni fa l'intervista a un ragazzo di 18 anni, un ragazzo ucraino chiamato appunto alle armi, no? Perché adesso dappertutto, in Russia, in Ucraina, in tutte le parti, no? C'è un richiamo alle armi, una grande chiamata alle armi, una cosa spaventosa a pensarci. Una grande chiamata alle armi, e questo ragazzo, intervistato alla televisione italiana, proprio in un minuto, ha detto che lui sta leggendo il manifesto del futurismo italiano. Ammazza, ho pensato, un giovane ucraino che legge, e quindi vuol dire che è un testo che viene diffuso nelle caserme o nella società. Ora, il manifesto del futurismo italiano esalta i motori, la velocità, gli aeroplani, le automobili, e poi si ferma a dire che occorre appunto celebrare il salto mortale, lo schiaffo, il pugno. E noi vogliamo glorificare la guerra, sola igiene del mondo, il militarismo e il disprezzo della donna. Pensate un po'. Che nucleo culturale, cioè pseudoculturale c'è qui dentro. La guerra sola il genere del mondo, cioè che fa la pulizia e restano i più bravi, i più forti, i più belli, ma soprattutto i più forti, i più potenti, quelli che affermano appunto il proprio militarismo e che disprezzano la donna. Oggi si parla, no, di potere patriarcale, di violenze contro le donne, eccetera, eccetera. Ora, trovare oggi giovani ragazzi, no, in giro per il mondo che leggono questo manifesto è per me appunto molto preoccupante, e non è altro che il riscontro della logica dominante, del fatto che oggi tutti tranne pochi,
tra le poche esponenti politici, tranne le Nazioni Unite che sono a caso emarginato, parlano della necessità della guerra come fenomeno naturale, come espressione della politica e quindi del bisogno di uccidere per vincere ed eliminare l'avversario. Il nemico deve essere eliminato. Quindi la pace è diventata una parolaccia, dicevamo anche all'Arena di Verona giorni fa. Anzi, sembra un inganno teso dal nemico di turno. Sembra anche di essere nel romanzo di Orwell, 1984, no? Che rovescia le parole, la pace diventa guerra, il bene diventa male, e tutta la libertà diventa schiavitù, eccetera, eccetera. Cioè sembra di vivere dentro una bolla mediatica appunto bellicista, dentro quello che un bravo giornalista come Nico Piro, che ha scritto «Maledetti pacifisti», no, come difendersi dal marketing della guerra, ha chiamato il PUB, pensiero unico bellicista. Oggi chi parla di pace è pericoloso, anzi è quasi un avversario, è una minaccia. E dentro questo pensiero sbrigativo, no, è dualista, si è o amici o nemici, o buoni o cattivi, o fedeli o traditori. Non c'è la possibilità, o raramente c'è la possibilità, di ragionare e di approfondire, andare alle cause delle guerre e vedere le piste, i percorsi, i cammini che possibili da fare per arrivare almeno a fermare le guerre, a far tacere le armi, a cominciare un negoziato, a intraprendere quello che Papa Francesco, con parole sue, con le sue immagini, chiama appunto il coraggio del negoziato, il coraggio di fare la pace, perché ci vuole molto più coraggio nel costruire la pace che nel fare la guerra. Fare la guerra diventa un fenomeno quasi compulsivo, no? Occhio per occhio, dente per dente, anzi mille occhi per un occhio, mille denti per un dente, perché non c'è neanche la proporzione oggi, se voi notate, magari fosse occhio per occhio, dente per dente. Logica che condanniamo. Oggi si va pronto, si va al massacro. Lo diceva persino Kant, pensate un po', io ho studiato anche tra le varie cose filosofie, nel 1795, nel suo libro sulla pace perpetua, diceva che oggi, 1795, le guerre sono uscite dalla razionalità, no, e dai criteri di razionalità, e tendono al massacro e generano molti più banditi e cattivi di quelli che c'erano all'inizio, che si voleva all'inizio eliminare. Quindi occorre proprio ricostruire, come dire, la mente, oltre che il cuore, le relazioni, la capacità appunto di relazioni, rigenerare proprio i paradigmi mentali fondamentali del pensiero umano, rifondare la politica, le culture, anche le teologie che teorizzano le guerre giuste, addirittura le guerre sante, perché abbiamo un esponente appunto, un grande esponente di milioni di ortodossi russi che considera questa guerra dell'aggressione russa in Ucraina una guerra santa, per la difesa della civiltà cristiana, lui dice. Figuratevi se il Papa usasse la stessa argomentazione, saremmo nel disastro totale, nel disastro teologico, nel disastro culturale, nel disastro relazionale tra le persone e tra i popoli. E quindi sembra impossibile oggi dire che occorre restare umani, occorre anzi diventare umani, e occorre quindi cercare il cosiddetto gigantesco, impossibile, incredibile dialogo. Dialogo. Che dialogo? Si teorizza la deterrenza, si teorizza, anche ultimamente è stato fatto da esponenti politici, la deterrenza che vuol dire sempre più violenza, perché io mi armo, perché ho paura che tu ti armi più di me e alzo il livello dei miei armamenti. Quell'altro che sa che io farò così alza il suo livello di armamenti, io alzo, lui alza, io alzo, lui alza. E si va al massimo della corsa agli armamenti. Dove si va? Si va al suicidio,
alla mutua distruzione assicurata, dicono gli esperti, MAD, mutua assicurata distruzione. Per cui la guerra diventa sempre più non solo un omicidio o un fratricidio, usando la prima espressione di fratricidio, il vero peccato originale è il fratricidio di Caino, è la violenza, tanto più quando si arroga il diritto di farla per motivi solenni. Diventa il suicidio, ma diventa sempre più un genocidio, cioè una distruzione di innocenti, una strage di innocenti, diventa un ecocidio perché distrugge gli ambienti, e come distrugge gli ambienti, che in certe località, anche oggi, penso anche al Vietnam o al Giappone o a zone di guerra di 50 anni fa, esistono località dove è impossibile coltivare, produrre, o dove le persone portano nel proprio corpo e ai figli e ai nipoti le conseguenze delle radiazioni atomiche o di altre sostanze. E diventa, ecco, Mazzolari, una volta l'ho letto, diventa oggi un deicidio. Perché deicidio? Perché è una forma snaturata di fede. Perché se le persone sono create a immagine e somiglianza di Dio, l'uccisione programmata di persone, soprattutto di innocenti, e la gran parte delle guerre oggi è distruzione di innocenti, e quindi va al di là di qualunque criterio di giustificazione di forme belliche, e allora la guerra diventa un fenomeno di sterminio e diventa, come ha detto il Papa il 14 gennaio 2024, la guerra in se stessa è un crimine contro l'umanità. Nessun Papa ha detto una frase simile. Molti Papi hanno parlato contro le guerre, contro la corsa agli armamenti, ma Papa Francesco, con la sua capacità laica e cristiana contemporaneamente, no, nel capire il fenomeno bellico, le cause delle guerre e cercare percorsi di soluzione dei conflitti, ha definito più volte, no, la guerra oggi un fenomeno criminale, e quindi ha detto anche: sono criminali quelli che la preparano, quelli che producono armi e vendono armi, ta ta ta. Nessuno dice queste frasi. Pochissimi giornalisti le ripetono, stanno a seguire frasi, frasette, magari anche dette male, espresse male, che possono creare scandalo, oddio cosa ha detto, cosa non ha detto, ma chi ricorda queste frasi? Che sono criminali quelli che producono e vendono armi, che sono criminali gli amici di Caino, i seguaci di Erode, perché ogni guerra è una strage di innocenti. E la grande maggioranza di persone che muoiono sono innocenti. Sono bambini, donne, malati, anziani, gente che neanche può spesso camminare, andare a nascondersi o scappare. E sono quei bambini e quelle famiglie che vagano. Voi le vediamo qualche volta, raramente, quando ci sono i bombardamenti in certe città, che se ne vanno senza papà, senza mamma, senza casa, senza protezione sanitaria, senza sapere dove andare a mangiare, senza sapere dove vanno, cosa fanno. Sono l'incubazione del futuro terrorismo, delle future violenze, o comunque sono una strage di persone. È così incredibile pensare che le guerre siano così che noi, secondo me, molti di noi, inconsciamente rifiutano questo pensiero e siamo abituati ad ascoltare notizie che ci vengono dette. Oggi c'è stato un bombardamento, hanno ammazzato 100 persone, è stato bombardato un ospedale, una scuola, una sede delle Nazioni Unite, è stato bombardato un teatro, questo e quell'altro, e così le notizie si sommano l'una all'altra e si perdono vigore. Ed è quello che il Papa spesso chiama appunto l'indifferenza, perché il vero coraggio da assumere non è quello contro la paura, che la paura può fare anche bene, perché la paura può portarci a reagire con attenzione. Il vero coraggio è contro l'indifferenza,
Bonhoeffer, il martire della resistenza, è contro, dice, l'imbecillità, davanti alla quale non c'è niente da fare, purtroppo. Perché il cattivo, io so cosa dice il cattivo, diceva Bonhoeffer, che ha travagliato molto in questi problemi sulle violenze, e allora possiamo contrastare il cattivo, possiamo discutere, possiamo intervenire, possiamo litigare, ma davanti all'indifferente, che spesso è anestetizzato e non reagisce per vari motivi, a volte per complicità, a volte per interesse, a volte per stupidità, a volte per ignoranza, a volte per allontanare questa incredibile assurdità che entra nelle nostre menti, che io devo ammazzare gli innocenti per affermare la mia idea e per piantare la bandiera della mia vittoria sopra una montagna di cadaveri. Ma che logica è? Che vita è? È strano, vero? Perché noi abbiamo fatto progressi in tutti i campi, della tecnologia, si parla di intelligenza artificiale, ma mai in quello della guerra. Diciamo che occorre rinnovarsi, modernizzarsi, avere una mentalità completamente nuova. Quante volte l'abbiamo detto, una frase anche del Concilio, davanti ai fenomeni del moderno, una mentalità completamente nuova. Completamente nuova, e continuiamo a ripetere da secoli, secoli, secoli: se voglia pace, prepara la guerra, cioè uccidi, uccidi, uccidi. Per affermare le tue parole devi uccidere in qualche modo. E quindi ripetiamo pigramente vecchie frasi, restando in una logica, a mio parere, arcaica, preistorica, oserei dire, perché non è neanche la storia di persone che hanno dei conflitti e dopo trovano in qualche modo dei collegamenti e trovano in qualche modo dei negoziati rispettandosi in qualche modo. Ci sono guerre che non finiscono mai e terminano molto peggio di quelle che sono quelle con cui sono cominciate. Pensiamo all'Afghanistan contro i talebani, alle 100, 200, 300, forse 500 mila morti, e avanti, c'è chi conta di più, e avanti, guerre, e alla fine, dopo 20 anni di guerra, abbiamo un governo con i talebani. Ma prima dicevamo, nel 2000 ancora, 1, 2002, 2003, che era l'ultima guerra per poter consolidare finalmente la democrazia. Pensiamo alla Siria, più di 10 anni che dura una guerra. Pensiamo alla Libia, più di 10 anni e già 15 che durano guerre, guerricciole interne. E il Sudan, e il Sud Sudan, e l'Etiopia, e l'Eritrea, e tutta la fascia del Sahel. E poi evidentemente tutto il vicino Oriente, vero? Sono 70 anni, tutto questo conflitto, israeliano-palestinese, l'occupazione militare, tutti questi conflitti che continuano. E adesso quanto andrà avanti la guerra Ucraina, Russia-Ucraina, che nessuno può vincere? Occorre dirlo chiaramente, perché la Russia è una grande potenza che detiene tutti i tipi di armi e può fare tutto. L'Ucraina ha alle spalle ovviamente i paesi europei e la NATO e gli Stati Uniti, che sono una grande potenza e hanno tutti i tipi di armi. E quanto andiamo avanti? Quando possiamo dire che è la fine di avere vinto? Nessuno potrà dire io ho perso. Quando mai? Nessuno. Si può andare avanti 10, 20 anni, 30 anni. O continuare appunto in una situazione di guerra, come si dice, endemica, permanente. Ecco. Allora, non è vero allora che per ottenere la pace bisogna prepararsi alla guerra. Questa è un'utopia in senso proprio negativo. Siccome dicono spesso ai pacifisti, ai non violenti, siete utopisti, no? Ma cosa siete? La non violenza, la pace, questa è utopia. Io facilmente rovescio. La vostra è utopia, cari personaggi che preparate le guerre. Quando mai una guerra che voi avete organizzato e preparato, soprattutto dopo la Seconda Guerra Mondiale, ha realizzato un mondo di pace, un mondo costruttivo, un mondo appunto dove è possibile umanamente vivere con relazioni buone?
Quella è l'utopia. Se vuoi la pace, prepara la guerra, è una grande utopia. È l'antirealismo, perché il realismo ci dice che guerra chiama guerra, armi chiamano armi, morte chiama morte, vendetta chiama vendetta, odio chiama odio e non si finisce più. E si va a finire dove, quando, come? E come vediamo, preparare la guerra vuol dire produrre altre guerre, moltiplicare le guerre, allontanare la pace e mettere le germi di nuove guerre. Per arrivare poi a dei punti di partenza, anche questa grande irrazionalità, ai punti di partenza in modo molto peggiore dei punti di partenza, in modo molto peggiore, perché morti, distruzioni, distruzione dell'ambiente, la fame, le malattie, le mutilazioni, eccetera, eccetera, e la conquista di territori che è sempre più difficile poi riuscire a selezionare per poter arrivare a una pace che sia onorevole, che non sia né la resa dell'aggredito né il dominio dell'aggressore. E allora le guerre esistono sempre, si dice, ma non siamo condannati a ripetere in maniera avvilente un mondo violento, votato alla distruzione, orientato alla morte? Dove sta la nostra dignità umana, la nostra immaginazione che ci ha portato sulla Luna? Adesso si parla di Marte, si parla di 100 cose, l'intelligenza artificiale e tutte queste cose. Dove sta la nostra immaginazione nel campo delle relazioni tra i popoli, no, nel campo appunto della guerra? La nostra ricerca di felicità. E dove sta soprattutto la politica, che ha abbandonato appunto il campo alla logica militare? Le guerre sono un fenomeno umano, un fenomeno storico, un fenomeno economico-politico, spesso ammantato di ideologie religiose o anche secolari, coperto di retorica, coperto di ipocrisia. Tra l'altro si parla spesso di guerra purché la facciano gli altri, io non ci vado, i miei figli non ci vanno, che facciano gli altri. Magari mandiamo armi, ma basta. Quindi ci sono tante piccole forme subdole di violenza e di ipocrisia. Ecco, allora, la guerra, ecco, sempre Papa Francesco dice, è come un cancro che cresce, si espande, si autoalimenta. E non è vero che la deterrenza, produce un percorso di pace. L'ha detto anche solennemente davanti al corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede l'8 gennaio 2024, se riuscissimo a guardare ciascuno delle vittime delle violenze, delle guerre negli occhi, a chiamarli per nome, ad evocarne la storia personale, guarderemo la guerra per quello che è: un'immane tragedia e un'inutile strage che colpisce la dignità di ogni persona su questa terra. Le guerre possono proseguire grazie all'enorme disponibilità di armi. Occorre invece una politica di disarmo, perché è illusorio pensare che gli armamenti abbiano un valore deterrente. È vero il contrario. La disponibilità di armi ne incentiva l'uso e ne incrementa la produzione. Le armi creano sfiducia, distolgono risorse, e quante vite si potrebbero salvare con le risorse destinate agli armamenti, investendoli appunto nella vera sicurezza globale, che è una sicurezza sociale, economica, politica, creando magari un fondo mondiale per eliminare finalmente la fame con almeno una piccola parte delle risorse destinate appunto alla corsa degli armamenti. In arena c'era anche il fisico Carlo Rovelli, che aveva organizzato un appello alle personalità di tutti i paesi del mondo, dicendo che se ogni paese destinasse il 2%, mica 20, 50, cioè il 2% delle risorse che destina agli investimenti negli armamenti, ogni problema riguardante la fame, la sete, le malattie sarebbe in via di soluzione, perché avremmo una quantità di risorse colossali per affrontare i grandi problemi, le grandi sfide che l'umanità sta affrontando e che possono spesso peggiorare. E quindi occorre operare in vari modi per affrontare
per prevenire e per fermare le guerre. La non violenza, anche a livello internazionale, non solo tra gruppi, movimenti, associazioni, persone di buona volontà, come si dice, ha una strumentazione giuridica importante che non viene attivata, che non viene messa in opera. Pensiamo ad esempio a tutto quello che è girato attorno all'accordo di Helsinki nel 75, l'accordo sulla sicurezza comune europea, la cosiddetta OSCE. C'era primo ministro degli esteri, era ancora Aldo Moro, nel 75. Pensiamo all'agenda di Boutros Ghali, che è il segretario delle Nazioni Unite del 92, che prevede tanti percorsi di intervento durante i conflitti per prevenirli e per fermarli, anche con operazioni di polizia internazionale, che non è guerra, ma è appunto intervento di interposizione tra le persone in conflitto. E quindi pensiamo a tutte le possibilità che le Nazioni Unite, non a caso emarginate in questo contesto, prevedono per l'intervento anche femminile, per l'intervento giovanile, per l'intervento della società civile nei momenti di mediazione, per l'interposizione, per la possibilità di creare corpi civili di pace, di intervenire nella gestione dei conflitti, nelle pratiche di riconciliazione, nella difesa civile popolare non violenta, ecco, e nel ruolo anche degli enti locali, dei comuni. Io penso sempre a Giorgio Lapira, no? La sua grande azione a favore, lui diceva spesso, unire le città per unire i popoli. Se noi unissimo, no, centinaia di sindaci di vari paesi, in questo caso nell'ottica appunto di fermare guerra Russia-Ucraina e Palestina-Israele o anche altre guerre, potremmo avere, diciamo, una forza d'urto, per così dire, non violenta, che coinvolgendo le città può coinvolgere i popoli e fermare possibilmente. Per avviarmi a finire, ecco, abbiamo tanti esempi storici anche efficaci di non violenza, no, contro i conflitti. Gandhi, Nelson Mandela, Martin Luther King, il movimento del non violento delle Filippine contro le dittature negli anni 70 e 80, paesi sudamericani, l'est europeo con la caduta del muro di Berlino ha avuto notevole capacità di movimento di gruppi anche ecumenici, interreligiosi, che sono intervenuti, no, per fermare la possibilità di un conflitto armato e arrivare al superamento, no, del muro di Berlino, delle logiche di schieramento contrapposte in modo non violento. Ecco, e voglio finire anche a livello internazionale, a livello di vertice internazionale. Mi ricordo che nell'86 c'è stata una bellissima dichiarazione, io la ricordo spesso perché è sempre messa da parte, perché si dice, ma questo è un problema che è utopistico anche questo, dove Rajiv Gandhi, un parente appunto di Gandhi, presidente dell'India, e Gorbaciov, che ha avuto poi il premio Nobel, hanno firmato nell'86 la dichiarazione di Nuova Delhi, dove c'è scritto che la non violenza, virgolette, deve diventare la base della vita della comunità umana. La costruzione di un mondo libero dalle armi nucleari e non violento esige la trasformazione rivoluzionaria della mentalità degli uomini, l'educazione dei popoli nello spirito della pace, il rispetto reciproco, la tolleranza. Occorre vietare la propaganda di guerra, di odio, di violenza, e rinunciare agli stereotipi della mentalità che vede un nemico in altri paesi e in altri popoli. Abbiamo quindi una grande risorsa, anche giuridica, politica, che è spesso inespressa, che è spesso sepolta, che è spesso inattuata, perché non la si vuole attuare. In Arena dicevamo spesso, no, e il Papa ha risposto alle 5 tavoli di lavoro, dividendo questi 5 tavoli di lavoro
in cinque possibilità. La pace deve essere preparata, deve essere promossa, deve essere curata, deve essere sperimentata e deve essere appunto cercata continuamente. È il grande peccato di oggi, detto peccato non solo religioso ma politico, è che non, la pace non viene curata, che nessuno vuole curare la pace seriamente. È perché troppa gente sta gareggiando per avere il premio Nobel di Ponzio Pilato. Crescita esponenziale della spesa militare, da un'occhiata ai dati, è davvero impressionante. Proprio nei giorni scorsi, mi sono in mente i miei vecchi studi di storia, uno storico inglese negli anni '80 scrisse un volume monumentale, Ascesa e declino dei grandi imperi, 500 anni di storia, no? dalla caduta dell'impero Mogul, dell'impero spagnolo di Filippo II, via fino ad oggi. Non ha fatto in tempo a vedere la caduta dell'impero sovietico, ma i motivi sono gli stessi. Guardate, c'è una regolarità. Queste cadute sono state tutte quante precedute da una crescita enorme della spesa militare. Questo riguarda tutte queste situazioni, guardate bene. Quando la spesa militare arriva ad assorbire una quota superiore a un certo limite, oltre la metà, diciamo, della ricchezza prodotta all'interno di un paese. E questo provoca, porta alla caduta. Ecco, quindi sono andato a riprendermelo per darci un'occhiata, per cercare di capire, di darvi delle dritte. Ecco, siamo in questa situazione, la caduta del duopolio, Stati Uniti, della guerra fredda. Poi c'era il monopolio a un certo punto, no? Che c'era sugli Stati Uniti, no? Adesso anche qui c'è una trasformazione, c'è una fase di trasformazione radicale. Bene, come si sta reagendo a questa cosa qui? Con la crescita delle spese militari. Nel guardarsi in canestro, la multipolarità sta portando a queste cose. Non siamo capaci di gestire le nostre relazioni. Capite? Questa è la conclusione drammatica. Quindi è da lì, e questo è un tema molto importante. Fermo qui, vi do il microfono a Dario, perché gli dicono altre cose. Sì, io cerco di tradurre in pratica le parole con gesti concreti che ha detto Sergio. E una piccola considerazione, mentre dal punto di vista civile c'è una rincorsa alla violenza, alla guerra, alla sopraffazione, e dal punto di vista ecclesiale, grazie a Paolo Francesco, stiamo vivendo un momento di grazia sul tema della pace. E lo vediamo oltre che nell'impegno del nostro cardinale, ma anche nell'impegno di diversi vescovi. E lo vediamo ad esempio nella nostra diocesi. Tra un po' ci sarà il pellegrinaggio in Terra Santa, che non viene fatto a casa perché non si può andare, ma viene fatto nelle zone della Cisgiordania, dove là ci sono la sofferenza del popolo palestinese, e quindi questo qui è una bella cosa. Viene ricordato quando il signor Pettazzi fecero la marcia dei 500 cercando in qualche modo di svelenire il conflitto che esisteva in Bosnia, no? Almeno là per 3 giorni credo non si sparò, fino a quando poi chi era abbattuto o viene ammazzato, anche più ammazzato, no? Però ci fu un'interposizione non violenta. E anche lì si cercherà nella nostra diocesi di vedere chi effettivamente sul campo si impegna per la pace, dando respiro e valore a questi concetti, e chi fa questo è la sofferenza della popolazione. Ecco, ma soprattutto volevo ricordare, perché sono stato partecipe alla veglia diocesana delle Palme. In questa veglia sono stato chiamato a fare la testimonianza. E raro che durante una veglia in San Petronio vengano fermato delle persone come me, come il ragazzo da Papa Giovanni, che siamo quelli che abbiamo l'estimo degli altri zen, cioè delle persone che sono brave nel loro piccolo, ma non sono dei pensatori, insomma, no? E allora
quando mi ha chiamato il vicario episcopale per il Reicardo, dicendo: ma il gruppo vuole due testimonianze. Abbiamo pensato: bene, uno da Papa Giovanni. Ho detto: un momento, non sono un oratore, ma vabbè, pensaci, poi ti richiamo. Poi ho detto: ma se non dico io queste cose, chi le dice? Però sta di fatto che, hanno fatto 8 minuti, 10 minuti, sta di fatto, ho fatto il mio compito, ma devo averlo fatto bene. Non lo so perché poi ho avuto il ringraziamento del nostro vescovo. Lì dico questo non tanto per dire che è stato bravo, ma che non dirò cosa facciamo noi di Pascristi a Bologna, perché in qualche modo l'ho ricordato durante questa testimonianza. Lì ci sono delle porte e lo prendete, insomma, no? Ma come il clima della pace sempre suscita in qualche modo un po' così di apprensione, poi ho visto il sacerdote che ha detto: ah, quando ho visto il tuo nome mi sono preoccupato. Ho detto: beh, perché anch'io dico ero preoccupato, perché parlando di fronte a su questi temi scivolosi, di fronte a San Petronio, Petronio è enorme, è la chiesa latina, me lo sono fatto quasi addosso. E ho detto: sì, ho capito, ma no, però insomma, te la sei cavata bene, ma ero preoccupato. Questo per dirvi, probabilmente, cioè, ero preoccupato io per quello che dicevo, ma lui era preoccupato per le posizioni che io dicevo, no? Perché poi chi parla di pace, le cose devono essere sì, no, no. Non può essere che, diciamo, sia la guerra, sia gli armamenti, in quel caso, un caso, no? Cioè, il valore della nobiltà, come diceva Sergio, te lo portiamo avanti. Quindi tralascio questa cosa, che poi ci sono delle coppie, se voi volete sapere cosa facciamo noi, quali sono i valori che appunto porta avanti il punto pace Bologna, come le porta avanti, lì c'è tutto. E invece volevo portarvi su un altro tema. Monsignor Zuppi, durante la sessione permanente della CEI, la sessione primaverile, ha fatto un bellissimo discorso, che invito a leggerlo, perché è incentrato sulla pace. Lui cita la parola pace per 18 volte. Credo che sia una rarità che davanti ai vescovi, dove sono il più alto, diciamo così, gradino ecclesiale, la pace è sempre stata un pochettino considerata come una cosa di poco conto, una cosa quotidiana, no? Erano più alti problemi ecclesiali di quel che mi ha. Ecco, diciamo così, attraverso questa lettura vi do poi delle applicazioni. Lui dice: cari confratelli, in preparazione a questa sessione mi sono chiesto, come sempre, quale fosse la priorità da offrire alla nostra riflessione e condivisione. Qui lo dice ai 300 vescovi, 200 qualcosa. Ho trovato un'unica risposta: pace. Ecco, credo che anche qui, per noi cristiani, in questo momento, ma sempre, ci deve essere un'unica risposta a quello che dobbiamo fare: pace. Per far questo, credo che dobbiamo interessarci a questo problema. E non lo troviamo nelle televisioni, non lo troviamo nelle telenovelas, non lo troviamo con Amedeus, eccetera, eccetera, ma attraverso delle riviste. Per cui lì ho poi alcune riviste, alcuni siti dove trovare una, diciamo così, una documentazione alternativa a quello che sta succedendo. Oppure partecipando agli avvenimenti, come è stato fatto la Guerra di Verona, la marcia per gli uccisi, oppure alle manifestazioni più locali che viene fatta qui a Bologna con il Portico della Pace, che riunisce diverse associazioni. Vi invito a fare questo, perché l'informazione non è l'informazione, ma quello che ci manda in mass media è la disinformazione, l'allontanamento dalle nostre diciamo così, preoccupazioni quotidiane, per farci vivere in un mondo dorato che non lo è. Poi dice: i conflitti di cui l'umanità sta andando avanti, ho salto alcune pezzi, ma prendo quelli che appunto mi interessano per fare questo piccolo percorso. I conflitti in cui l'umanità si sta rendendo protagonista in questo primo quarto di secolo ci mostrano la fatica di essere fratelli, abitanti della casa comune. Vediamo come le conseguenze di non scelte, di rimani colpevoli, di occasioni perdute, è la fraternità stessa ad essere messa in discussione, la possibilità di convivere senza dover competere o addirittura eliminare l'altro per poter vivere. E se è messa in discussione la fraternità, lo è sempre anche l'individuo. Possiamo ancora accettare che solo la guerra sia la soluzione dei conflitti? Ripudiarla non significa arrestarne la progressione, o dobbiamo aspettare l'irreparabile per capire e scegliere? Lui parla di non scelte. Mi sono chiesto a cosa si riferiva. Una sicuramente delle non scelte che viene fatto dal nostro governo è che non ha ratificato
il trattato di proibizione delle armi nucleari. L'ONU ha ratificato, ha fatto questa proposta ed è stata ratificata da 65 stati, ma non dall'Italia e neanche degli altri paesi aderenti alla NATO, di non proliferazione di armi nucleari, cioè nel proprio territorio, nel proprio territorio non si può produrre, detenere armi nucleari. Diciamo che c'è stato un piccolo passo avanti in questi paesi che adesso sono 65, ma c'è stata una conferenza a Vienna dove si sono giunti altri 20 paesi come uditori, quindi interessati a questo tema, tra cui alcuni paesi della NATO come l'Olanda e la Germania. L'Italia no. Che cosa possiamo fare? Beh, noi pacifisti abbiamo già fatto una campagna attraverso i comuni perché i comuni si interessano, facessero una delibera comunale invitando il governo a fare questo passo. Credo che siano 300 grandi e piccoli comuni, il comune di Bologna l'ha fatto, se qualcuno è di un altro comune o conosce gli altri comuni è importante questa cosa perché serve come pressione al governo. Stamattina ho incontrato una persona di medicina che hanno avuto, credo venerdì, un incontro dove c'era Prodi, un sacerdote ucraino e il vescovo Zuppi. Non ho mai visto Prodi così abbacchiato, così triste. Lui parlava che stiamo vivendo in un momento per lui drammatico, che l'ha visto così, non l'ha mai visto così dopo la Seconda Guerra Mondiale. Perché dice che non vede, non intravede che ci possa essere una personalità o un governo che possa in qualche modo portare alla pace, se non ha una descrescita, come diceva Sergio, delle armi di guerra. L'unico, diceva lui, è la Cina, ma la Cina in questo momento, lo dico tra virgolette, si sta ingolosendo per su Formosa. Ha visto che non ci sono più equilibri, dice ma aspetta che diamo anche un colpo di guerra lì e così siamo tutti a posto. Per cui è molto preoccupato, proprio. Lo dico questo perché, adesso qui non vedo giovani, ma loro dovrebbero essere più preoccupati ormai a una certa età, ma nel senso che la leva obbligatoria, e lo diceva Padre Cavagna, è morto, non è stata abolita, ma soltanto sospesa. Basta un decreto del governo perché ci torna di nuovo la leva obbligatoria, quindi interessa anche a noi, ai nostri figli e ai nostri nipoti. Poi dopo, quando ho finito, quando mi tocco perché mi infervoro, il vescovo dice pace sicuramente, sempre in questo documento, pace sicuramente una delle parole chiave del pontificato di Papa Francesco, dove dice che per accogliere Dio e la sua pace non si può stare fermi, non si può stare scomodi aspettando che le cose migliorino. Bisogna alzarsi e cogliere le occasioni di grazia, andare e rischiare, bisogna rischiare. Il vescovo Zuppi dice più avanti, siamo tutti chiamati a portarlo avanti, anche esprimendo il nostro voto e scegliendo responsabilmente i deputati che rappresentano i nostri valori e lavoreranno per il bene comune nel prossimo Parlamento europeo. Quindi noi abbiamo uno strumento in mano tra un po', no? Di fare queste votazioni. Qui dico queste cose, ma non per dire votato un partito o votato per un altro. C'è ultimamente sempre, diciamo così, le lotte che sono fatte tra i miti pacifisti, un po' di attenzione anche nel mettere all'interno dei partiti delle persone che si sono interessate alla pace. Lo ripeto, non è campagna elettorale, perché noi come Movimento Ecclesiale non facciamo campagna elettorale, qui siamo in una parrocchia che non faccio campagna elettorale, ma volevo sottolineare che ad esempio ci sono alcuni esponenti tipo Marco Tarquinio, ex direttore di Avvenire, oppure Cecilia Strada, la figlia di Strada, che si sono messi a far politica, si sono schierati in un partito. Ma che c'è anche un partito, adesso non voglio sponsorizzarlo, che si chiama Terra, Pace e Dignità, dove ci sono diversi esponenti pacifisti, Raniero La Valle, Pier Giorgio Ardegni, Enrico Pairetti, che è del Movimento Non Violento, ecco. E anche ad esempio il Portico della Pace ha mandato agli esponenti, a quelli che si presentano nella nostra, chiamiamo la circoscrizione, una serie di domande. Cosa intendete fare sugli armamenti, sulla leva,
intervento armato, il progressivo armamento dell'Italia che la NATO vuole fino al 2%, no? E questo 2% viene tolto dalla sanità e dalla scuola, perché è così. Ecco, quindi e queste, la risposta a queste domande dovrebbero elencarle chi c'è stato e chi ha risposto domani sera alle 18.30, alle 18 in piazza Nettuno, dove verrà detto quali sono stati gli esponenti che hanno risposto a queste domande e in che modalità hanno risposto a queste domande, per dirvi che c'è anche nell'attenzione politica queste cose, insomma, no? Ecco. E infatti il Papa dice, stato attenti, il Zuppi dice, usiamolo questo mezzo. Poi dice, siamo anche responsabili, è una responsabilità perché l'annuncio possa incarnarsi in tutte le condizioni della nostra storia. Non possiamo rassegnarci ad un aumento incontrollato delle armi, né tantomeno alla guerra per via per la pace. L'Italia e l'Europa no, ripudiano la guerra come strumento di offesa della libertà degli altri popoli e come la risoluzione delle controversie e dei conflitti. Si chiede anche l'Europa, fa come dice da noi l'articolo 11 della Costituzione, e quindi possiamo noi rassegnarci a questo aumento indiscriminato delle armi? Ieri sera c'è stata la Champions League tra Borussia e Real Madrid. In Borussia tra un po' cambierà sponsor, ma ci sarà l'RVM. L'RVM è una delle più grosse industrie militari. È come se adesso noi, nella maglia di Bologna, avessimo scritto viva le armi, no? Perché l'RVM produce le armi. E tra l'altro l'RVM ha moltissime industrie, tra cui un'industria in Sardegna. In Sardegna venivano fabbricate delle armi che attraverso la legge 185, che dopo vi spiego un pochino che cos'è, si è scoperto che queste missili, queste bombe venivano vendute all'Arabia Saudita. L'Arabia Saudita le utilizzava per bombardare lo Yemen, i ribelli dello Yemen. A lei non andava bene che ci fosse un altro o un tentativo di un altro governo, bombardava. Queste bombe hanno bombardato diversi villaggi, donne e bambini. L'abbiamo scoperto perché dentro queste bombe c'era una sigla, la sigla si rifaceva a questa produzione che veniva fatta in Sardegna dall'RVM, che però avrà sponsorizzato in tutto il mondo attraverso le maglie del Borussia. E qui dico che guardate che le lotte che fanno, le lotte che facciamo noi popolo, non è vero come ci vengono a dire che sono inutili. In Sardegna, dove si producono queste qui, c'è stata una grossissima lotta del popolo sardo e ha fatto sì che il governo sospendesse l'invio delle armi all'Arabia Saudita. Non solo, ma siccome l'addestramento veniva fatto attraverso il bombardamento per vedere quanto erano efficaci del territorio e si è scoperto che poi dopo generavano diverse malattie oncologiche, attraverso la lotta il Consiglio di Stato ha reso illegittima le autorizzazioni della Regione Sardegna e dei comuni per l'ampliamento della fabbrica della RVM Sardegna. Questo è per dirvi che non è vero che se noi non ci svegliamo e non lottiamo, sempre inutile, ma alla fine non lo è. Passiamo ad un'altra industria che è la Leonardo. La Leonardo è partecipazione statale, il 35% è partecipazione statale. Ah, volevo dirvi che l'RVM nell'ultimo, in 2 anni in borsa, le sue azioni sono aumentate del 400%. Questo perché hanno avuto utili e perché continueranno ad avere utili, secondo gli analisti della borsa, per cui molta gente investe nelle RVM perché l'RVM avrà degli utili. La Leonardo ha partecipazione statale. Nell'ultimo anno ha avuto un balzo dell'82%. La Leonardo non era un'industria militare, ma c'è stata una trasformazione. Adesso vende armi. Il gruppo di finanza etica, la rete italiana per il pace di Sarno, essendo una partecipazione statale, hanno acquistato un'azione in modo da poter parlare nell'assemblea delle azioni. Quando loro hanno acquistato l'azione,
l'assemblea non è più pubblica, ma è sempre stata segretata. Gli azionisti possono mandare soltanto delle richieste scritte. Si è scoperto che la Leonardo, attraverso le richieste scritte, partecipa a un programma nucleare francese e tedesco per la produzione di un missile a testata nucleare. Questo a discapito del nostro articolo 11 della Costituzione, che vieta di armi, la vendita di armi aggressive, no? Le armi nucleari vengono fatte per colpire, no? E colpire in modo indiscriminato. E guardate che il Papa, che questo ci insegna, perché la Leonardo aveva fatto una donazione di un milione e mezzo di euro all'ospedale pediatrico del Bambino Gesù. Il Papa è intervenuto e ha detto: grazie, la donazione è inopportuna, grazie lo stesso, ma non possiamo accettarla. Questo è per dire a questo punto. Ecco, vi alcune cose, vi dico che c'è in atto la demolizione di una legge che si chiama 185 della Valle, che è stata fatta negli anni 90 soprattutto dalle associazioni cattoliche. Questa legge 185 della Valle prevede che non si possono inviare armi a quei paesi che sono in guerra, che non rispettano i diritti umani e che sono in conflitto armato. Per mantenere tutti questi armi efficienti, questa legge c'è stata una lotta incredibile, perché vengono mischiate e fatte rese quasi illegibili queste dichiarazioni del governo, ma dal Parlamento. Ora si è deciso di tagliare la testa d'oro e dire: aboliamolo, o meno rendiamola inefficace questa legge. Ed è importantissima. Famiglia Cristiana, del numero questo qua, ci ha dedicato del 12 maggio quattro pagine per dire l'importanza di questa legge. È attraverso questa legge che noi riusciamo a vedere che le nostre armi le abbiamo mandate a Israele. Israele le sta utilizzando per colpire la Palestina. Le nostre armi sono state mandate in Russia a suo tempo, e la Russia le sta utilizzando qui per colpire l'Ucraina, perché ormai c'è questa triangolazione. Attraverso queste la lettura, che è sempre difficilissima, che ci vogliono degli esperti, riusciamo a vedere a chi l'Italia esporta armi, se effettivamente esporta a paesi non belligeranti o meno. Contemporaneamente, se questa legge qui viene in qualche modo resa inefficace, non possiamo più vedere chi sono le banche armate. Noi chiamiamo così le banche che si arricchiscono e che in qualche modo finanziano le industrie. Ecco. E non possiamo vedere chi sono. Per vedere chi sono c'è anche lì uno studio particolare, perché cerco di non farci leggere i dati, e vi dico, se avete conti correnti, anche qui è importante fare delle azioni, che l'Unicredit si pappa il 44% del finanziamento alle industrie che fanno armi. Poi c'è la Deutsche Bank, l'Intesa San Paolo. Attraverso questi dati abbiamo scoperto che anche la nostra banca, la Banca Popolare dell'Emilia, ha una piccola partecipazione, lo 0,5% delle esportazioni delle armi, finanziamento delle industrie che fabbricano armi. E ieri l'altro, scoprendo questo, un nostro amico che si chiama Renzo ha fatto una domanda alla Banca Popolare: se qualcuno avesse intenzioni, avesse delle azioni, conti correnti, lì c'è questa bella domanda che ha fatto Renzo e potete prendere copia. Poi dopo lui la renderà pubblica che cosa dice la Banca Popolare, perché improvvisamente ha deciso di improvvisamente, perché gli altri anni non c'era, di finanziare diciamo finanziare a grosso modo. Termino qui, lascio alcune documentazioni, lascio quello che ho scritto Famiglia Cristiana sulla 185, così non vi tedi più e potete leggerlo. Vi lascio la lettera di Renzo, vi lascio come interessarsi a alcuni siti, alcune riviste che mantengono vivo l'interesse su questo tema. Lì
qui vi lascio anche, se volete mettere la vostra email, nome e cognome e email, dopo noi mandiamo la newsletter una volta al mese o due volte al mese per mantenere vivo questo atteggiamento degli artigiani di pace. Termino con una nota che trovate sulla rete italiana passeggiata, dove ci sono tutti questi volontari che stanno monitorando che cosa sta succedendo, e la spesa militare globale attualmente è di 2.443 miliardi di dollari. La NATO si pappa il 55% di questi 2.443 miliardi di dollari, quindi il 55% lo spende la NATO, il 12% la Cina, il 4% la Russia, contrariamente a quanto si crede, e il 29% agli altri paesi, India, eccetera, eccetera. Ecco, ma questi, pensate voi, come appunto diceva prima Sergio, se una minima parte di questi 2.443 miliardi di dollari fossero spesi per la fame, la sanità, ci metteremo a posto. L'Italia, qui termino, scusate, la spesa militare italiana diretta per il 2024 è di 24,1 miliardi di dollari, con un aumento di 1.400 milioni rispetto alle previsioni del 23, quindi andata là delle previsioni che avevano fatto sul tempo il governo. E perché poi dopo questa spesa viene addirittura spezzettata in vari dipesteri, addirittura viene messa anche per lo sviluppo nel terzo mondo, pensate. Comunque siamo loro, non io, noi, quelli appunto dei volontari della rete Pace di Giarno, sono riusciti a riferire che nel 2024 per la prima volta l'Italia destinerà la cifra di 10 miliardi di euro agli investimenti per gli armamenti. Ho finito. Ma certo, mi veniva in mente che nei 5 tavoli di lavoro in preparazione dell'arena di pace e giustizia del 18 maggio alla presenza del Papa abbiamo affrontato tutte le tematiche possibili della pace in 5 direzioni. Ecco, allora io ho fatto parte del tavolo pace e disarmo, le politiche del disarmo in tutti gli aspetti, compresi questi, ma la stessa tematica sono emerse nel tavolo economia, pace e economia, e quindi l'idea cosa vuol dire realizzare un'economia disarmata, un'economia sociale, civile, per lo sviluppo, eccetera. E qui ci sono anche studi che provengono dalle università, l'Università Cattolica ad esempio, c'è Raul Caruso che ha scritto Economia di Pace e interviene spesso in vari momenti, e quindi la pace è legata all'economia, poi pace legata alla politica, la democrazia, i diritti, tutto l'aspetto riguardante appunto il rispetto della dignità umana, ecco, e anche proposte ritenute, che vanno adesso approfondite, ritenute lesive della democrazia, dell'unità nazionale. Si parla dell'autonomia differenziata, si parla del premierato, in questi tavoli si è discusso anche di questo, sono intervenuti anche degli esperti a mettere in luce elementi difficili, cioè da sostenere su questi due aspetti. Poi c'è stato il tavolo ecologia, altra tematica gigantesca che riguarda l'Europa, perché in Europa sembra adesso che tutta la tematica, chiamiamola verde, ambientale, sia ridotta al lumicino, sia ridotta al minimo, e quindi qui c'è, e voi sapete che il Papa, scrivendo la Laudato Si e poi la Laudate Deum, ha intervenuto
come per la prima volta come Papa e la Chiesa si è impegnata completamente, ci sono le associazioni Laudato Si, movimenti Laudato Si, vari porti, e ci sono i negazionisti climatici scatenati contro di lui, negli Stati Uniti soprattutto, ma anche in Europa, in Italia e altrove ogni tanto emergono questi avversari contro di lui che fanno leva, poi se si va a vedere proprio su quello che dice sui temi della guerra, della giustizia e della cura del creato, della cura della casa comune, poi c'è tutta la tematica, figuratevi che ostacoli trova anche il Papa e troviamo anche noi, insomma, la tematica delle migrazioni. L'emigrazione, cos'è sta roba dell'Albania, questo che si sta mettendo in piedi e varie spreco di denaro e di soldi e senza, con l'illusione, no, con propaganda, specchietto per le allodole, di risolvere i problemi. Ecco, quindi la pace declinata in questi 5 capitoli, chiamiamole così, è quello che noi diciamo la non violenza in azione. E ognuno può fare qualcosa, certamente, ognuno nel suo campo, ognuno nella scuola, nella società, nelle fabbriche, nei luoghi di lavoro, nelle parrocchie, nelle diocesi, eccetera. E c'è effettivamente una maggiore sensibilità rispetto ad anni fa. Devo dire che comunque siamo sempre una grande minoranza, perché queste tematiche vengono affrontate da alcuni che rischiano a volte la loro reputazione. Il Papa la rischia ormai da 10 anni, vero? Sapete che c'è un movimento scatenato contro di lui, organizzato da miliardari anche statunitensi, che non vedono l'ora che lui muoia, oppure che sta preparando il futuro conclave senza che ci sia la continuazione di persone da lui elette, eccetera, eccetera. Ecco, lui comunque in modo limpido e mite ci dice sempre che occorre appunto avere, dice questa frase molto semplice e molto bella, quando parla nella Fratelli Tutti, la grande enciclica sulla pace, sulla giustizia, sulla cura della casa comune, sulla pace come politica, economia, ecologia, eccetera, eccetera, dice che ogni guerra intanto è un fallimento della politica, è una resa vergognosa. Questa è la resa. Ogni guerra è una resa. Una resa vergognosa, è una sconfitta di fronte alle forze del male. Non fermiamoci in discussioni teoriche, generiche. Prendiamo contatto con le ferite. Tocchiamo la carne delle persone violentate, di chi subisce i danni. Rivolgiamo lo sguardo a tanti civili massacrati come danni collaterali. Ma tu sei equidistante? No, sono equivicino, dice il Papa, equivicino, perché il vero schieramento da realizzare, la vera scelta di parte, è stare con le vittime di tutte le guerre, le vittime ucraine e le vittime russe, le vittime palestinesi e le vittime israeliane, le vittime del Nord Sudan e del Sud Sudan, dell'Etiopia, dell'Eritrea, del Myanmar. Lui continua a parlare del Myanmar. Chi conosce il Myanmar? Chissà dov'è anche il Myanmar, no? L'ex Birmania. Ogni domenica lui ne parla, le mette sempre in... Poi tira fuori Haiti, tira fuori ogni tanto... Oggi ha tirato fuori il Sudan. Perché lì si tratta di migliaia di persone, si arriva anche a milioni di emigranti, anche di morti, ma ne parlano pochissimi, qualche rivista missionaria. Bene, dicendo queste cose qui, prestiamo attenzione ai profughi, a chi ancora ha le radiazioni atomiche addosso, alle donne che hanno perso i figli, ai bambini mutilati, privati della loro infanzia. Consideriamo la verità delle persone vittime delle violenze, guardiamo la realtà con i loro occhi, ascoltiamo i loro racconti col cuore aperto. Così potremo riconoscere l'abisso del male nel cuore della guerra e non ci turberà il fatto che ci trattino come ingenui perché abbiamo scelto la pace. E si rivolge adesso in questo periodo molto ai bambini. Io ho notato che 2 mesi fa c'è stato un incontro a Roma dell'infanzia dei bambini. Domenica scorsa c'è stato un incontro
lo stadio olimpico, no? Con i bambini, domande, eccetera, domande preparate, domande spontanee, eccetera, eccetera. E lui dice una cosa da tempo che ripeteva spesso Tonino Bello, cioè che la pace non è un problema solo dei grandi. Anzi, diceva Tonino Bello, e lo dice il Papa, lo pensa il Papa, comincio a dubitare che la pace in questo vecchio mondo così violento possano essere i grandi a farla fiorire. E se c'è una speranza che la pace diventi un fiore del nostro giardino, questa speranza si appunta sui ragazzi, sulle ragazze, che diventano sempre più, che possono diventare sempre più sensibili, sempre più formati a questi temi. E allo stadio olimpico ha detto, ciò qui l'ho scritto, bambino gli chiede perché ammazzano i bambini, perché ammazzano le persone deboli, perché ammazzano i civili. E il Papa cosa fa? Continua a ripetere, bravo ragazzo, perché ammazzano i bambini? E ripete 3-4 volte, perché ammazzano i bambini? Perché ammazzano i bambini? Perché ammazzano i bambini? Ripete. In modo solenne, in modo con un monito profetico, eccetera, e lo continua a ripetere. Allora, bambini, chiedete ai vostri genitori perché tanti bambini muoiono di fame, perché tanti bambini non possono andare a scuola, perché tanti bambini non possono curarsi, perché c'è tanta violenza nel mondo. Chiedetelo ai vostri genitori, chiedetelo ai grandi. No, allora, ripete con questo tono, sembra quasi appunto che già faccia leva sulla novità che è possibile che, ma questi bambini vanno aiutati, vanno formati, vanno seguiti, vanno accompagnati, ecco, e quindi c'è la necessità di, secondo me, di investire moltissimo in tutti i centri di formazione, nella scuola. In tutti i centri di formazione, in modo che poi le parrocchie possano fare la loro parte, gli scout, le associazioni giovanili di vario tipo, ci sono anche i focolari, l'Azione Cattolica, la comunità di Sant'Egidio e tante realtà, no, sono centinaia in Italia, che possono appunto attivare percorsi di pace. Ecco, quello che diceva Don Tonino, anche tu ragazzo, puoi fare, allenati al dialogo, comincia a dialogare con i tuoi compagni di scuola, con chi magari ti è antipatico, comincia a parlare con loro, magari litiga, però uscitene poi amichevolmente, dandovi la mano, e quindi cerca di combattere contro, se puoi, come puoi, contro la corsa alle armi, e appunto mettere in luce che è necessario lottare contro le ingiustizie che scatenano le guerre, ed educati alla pace, perché la pace è un'arte che si impara. Ecco, non è una cosa da conquistare, è un'arte che si impara e che possiamo imparare tutti a tutte le età. Martin Luther King diceva che il grande guaio dell'umanità è che tutti parlano di pace come un obiettivo, come un fine. Quando ci sarà la pace? Quando conquisteremo la pace? Quando, si dice spesso anche in chiesa, no? Quando arriverà la profezia della pace realizzata? No, diceva lui, la pace non è un fine. Proviamo ad abituarci, e io mi sono convertito alla non violenza, dice Luther King, pensando a queste cose, pensiamo che la pace invece è un mezzo. E che la pace vive nei mezzi che noi utilizziamo per realizzarla. La pace vive nei mezzi, non il fine giustifica i mezzi. I mezzi semmai giustificano il fine e rendono il fine adeguato. Se vogliamo il bene, mezzi di bene. Se vogliamo la pace, mezzi di pace. Se vogliamo giustizia, mezzi di giustizia. Se vogliamo la luce, mezzi luminosi. No, ecco, quindi tutte queste cose qui. E quindi forse il problema sta qui, diceva appunto Martin Luther King, è quello di poter convertirci tutti a considerare la pace come un mezzo, come un insieme di mezzi, no, da attivare, facendo ognuno, ogni giorno, quello che può fare, là dove è, là dove vive, mettendosi in rete con gli altri e quindi cercando di attuare un percorso. La pace come cammino, perché la pace non si gode mai, la pace si crea.
Sì, è una frase di Paolo VI, tra l'altro, questa che mi sono appuntato. La pace si crea, quindi è un cammino da realizzare. Il nostro vescovo, alla fine dell'arena di pace, diceva che la pace diventa un impegno quotidiano, diventa un impegno che deve essere creativo, deve essere militante e deve basarsi su una lotta continua. Militanza e lotta, pensate, sono parole che anche il Papa ripete spesso come azione quotidiana, perché è una lotta contro le forze del male, no? Perché noi non ce l'abbiamo questa idea. La pace è un giardino bello fiorito, un lago dei cigni, una cosa stupenda lì con il tramonto del sole, eccetera. No, la pace è una lotta quotidiana contro le forze del male. La non violenza è combattiva, perché combatte appunto contro il male che è radicato nella società, nell'economia, nella politica, in tante realtà, spesso purtroppo anche nelle teologie, e spesso purtroppo anche in persone che si dichiarano credenti e che hanno bisogno di uscire dalle pie frivolezze e dalle sante trivialità per conquistare il nocciolo profondo, il nocciolo mobilitante appunto del messaggio di Cristo, che sono le beatitudini. Le beatitudini, che è il grande programma, che non è solo un programma cristiano, per così dire, ma è profondamente laico e profondamente umanistico, perché la pace è la questione fondamentale dell'umanità ed è appunto la sostanza di un nuovo umanesimo che noi possiamo attivare giorno per giorno, diventando noi più umani, umani proprio, affermando la nostra umanità. Intanto sul problema della bandiera bianca, in quell'intervista il Papa è stato completamente frainteso, perché l'intervista con il giornalista svizzero era tutto legato al colore bianco. Allora si parlava del bianco dell'infanzia, il bianco anche dei capelli degli anziani, si parlava del bianco del battesimo, dell'Eucarestia, il bianco della colomba bianca, il bianco di tante cose, e si parlava del bianco inteso come il colore in pratica che è la sintesi additiva di tutti i colori, lo sapete, il bianco è questo, no? Quindi il bianco vuol dire tutta la bandiera arcobaleno, vuol dire il bianco sostanzialmente, anzi di più, tutti i colori possibili e immaginabili proiettati verso l'esterno. Ecco, e allora a un certo punto arriva la bandiera bianca. Ah sì, la bandiera bianca, dice il giornalista, cos'è, una resa? No, la bandiera bianca, lui dice, il coraggio di negoziare, perché non è coraggiosa quella persona, quella personalità politica, eccetera, che mette in conto la distruzione del suo popolo pensando a una vittoria impossibile. La sostanza poi è questa qui. E davanti a un popolo che è aggredito, certo, io posso parlare solo per me, non posso che, come dire, rispettare profondamente le scelte di questo popolo e dei governanti di questo popolo. Gli operatori di pace non sono dei giudici, dei predicatori saccenti a volte anche arroganti e intolleranti che fanno la lezione agli altri. Rispettano profondamente, o cercano di rispettare nei limiti del possibile, quello che un popolo decide, quello che un popolo sceglie, lo affianca in quello che è possibile fare. Voi sapete che in Ucraina sono andate centinaia di associazioni, pur dissentendo dall'azione armata del governo e anche di molti ragazzi, insomma, ucraini, come dicevo anche prima, lo Stop the War Now, no? queste carovane hanno portato viveri, strumenti sanitari, hanno cercato di costruire momenti di incontro nelle università, momenti anche di preghiera con gli ortodossi, che sono tra loro divisi, no? Perché l'ortodosso russo, l'ortodosso rumeno, l'ortodosso ucraino, di varie
impostazioni sono spesso in conflitto tra di loro, purtroppo molto triste, ha detto una volta il Papa, che i cristiani si facciano la guerra in nome magari delle loro verità cristiane. E quindi il Papa introduce una novità qui, il Papa e i movimenti della pace, che occorre arrivare a, si dice, a un terzo, no? Il terzo assente, ne parlava a suo tempo Norberto Bobbio, no? Un giurista, uno studioso, che diceva che la guerra è sempre l'antitesi del diritto e che è necessario introdurre un terzo assente che abbia la credibilità che può avere ad esempio solamente le Nazioni Unite, ma che sono screditate proprio da quelli che vogliono fare la guerra. Le Nazioni Unite, a mio parere, non sono fallite in quanto tali, le hanno fatte fallire, perché le Nazioni Unite in quanto tali hanno al loro interno una strumentazione giuridica dei momenti di iniziativa, delle azioni che hanno fatto e anche delle cose buone in passato e che stanno facendo, che devono essere cose che devono essere implementate, organizzate, sostenute, finanziate, quindi che invece non vengono. Ecco, sarebbe anche l'unità europea, l'Europa, che ha avuto il premio Nobel per la pace qualche anno fa. Come utilizza questo premio Nobel per la pace? L'Europa del Trattato di Helsinki, come attua le direttive del Trattato di Helsinki, che hanno dato una grande prospettiva, eccetera. Ecco, quindi occorre che ci siano questi interventi, appunto, molte volte dall'esterno, però con il pieno rispetto delle mobilitazioni civili e sociali interne, dialogando anche con questi, anche con chi non si è d'accordo, per attivare strumenti di pacificazione, la pacificazione, no? Io mi ricordo il circolo dei parenti tra israeliani e palestinesi, ad esempio è fondamentale, Neve Shalom e tanti altri gruppi, anche le donne, in Arena hanno parlato tre gruppi di donne palestinesi, israeliane, associazioni che si sono messe insieme pur appartenendo a popoli diversi, diciamo, pur avendo avuto lutti giganteschi anche in famiglia a causa dell'avversario, sono messe insieme, uomini e donne, per attivare processi di riconciliazione. Con questo ragionamento, che il modo migliore per onorare le persone morte in famiglia, i lutti che ho avuto a causa della guerra, non è quello di augurarmi le morti di altri o di provocare le morti altrui, ma di spezzare il circolo vizioso, no, della vendetta, del rancore, violenza chiama violenza, che poi chiama anche miseria, che chiama tanti tanti mali. E quindi il bianco di cui si parla è questo, insomma, è l'attivazione di percorsi di pace, tenendo ben presente le differenze, no? Chi ha ragione, chi ha torto, l'aggressore, l'aggredito, in tutti i paesi del mondo siamo pieni di contrasti, ma ponendosi in me, l'ha detto ieri alle ACLI il Papa, l'ha detto alle ACLI, ma l'ha detto anche quando è stato in Africa, l'intercessione, l'interposizione, che vuol dire avere chiaro l'idea di chi è aggressore e di chi è aggredito, ma di mettersi in mezzo equivicini alle vittime delle violenze, dicendo, mettendo le mani sulle spalle degli uni e degli altri, se te lo lasciano fare, se è possibile farlo, comunque tentando di farlo, introducendo appunto una novità, che è quella del tentativo di un accordo onorevole nei limiti del possibile, perché la storia è piena di drammi e di contraddizioni. Non si fa la pace così, zac, arriva. Si fa la pace, ci sono lunghe transizioni, processi, prima c'è il cessate il fuoco, poi c'è l'accordo, l'arbitrato provvisorio, poi si arriva a siglare degli accordi e poi si ripetono, si rinnovano, eccetera. Tutto questo è un cammino lunghissimo che richiede grande capacità diplomatica, grande capacità di interposizione, che è l'idea che aveva il cardinale Carlo Maria Martini quando era andato in Palestina, a Israele, e che ha proposto appunto al popolo cristiano come possibilità di interporsi, diceva lui addirittura come corpo di Cristo, in mezzo agli avversari,
Pensate a al grande messaggio di Paolo, no? Che Gesù Cristo con la sua vita, donando la sua vita, ha abbattuto il muro di separazione e ha riunificato popoli contrastanti. La Chiesa, se vuole essere corpo di Cristo, e abbattere i muri di separazione, donando tutto quello che può donare, no? Quindi la Chiesa, noi credenti, cristiani, ma anche chi non lo è, che fa parte della Chiesa, se crede nella pace, può intervenire appunto come corpo di interposizione o di intercessione. Dice il Papa, si rischia, certo che si rischia, lo diceva anche Zuppi, no? C'è la possibilità di essere anche accusati, bersagliati, colpiti, ecco, però sono tentativi da fare per affermare anzitutto la nostra dignità e una possibilità di bene, per alimentare la speranza di bene. Per quanto riguarda i giovani, secondo me i giovani hanno i loro canali di espressione. È vero che non ci sono in tanti incontri, ecco, però in Arena c'erano 6.000-7.000 giovani, erano presenti lì, e tra i movimenti popolari ci siamo riuniti il giorno prima, anche lì c'erano alcune centinaia di giovani e di ragazzi. Poi i giovani li troviamo dove magari non pensiamo che si trovino. I giovani che con Greta Thunberg, c'era in Arena Vanessa Nakate, la Greta Thunberg africana, si muovevano ogni venerdì e si muovono a volte tanto, a volte poco, sui temi dell'ambiente, sono una ricchezza, sono una cosa positiva da valorizzare. E i giovani che si muovono, si sono mossi con Libera, ed erano circa 100.000 a Roma, poi a Firenze, poi altrove, con Ciotti, Libera contro la mafia, il 21 marzo, no? Contro le organizzazioni mafiose, e anche in Sicilia, sono tanti, si sono mossi e vanno in piazza e si organizzano anche contro il vizio e contro altre forme. I giovani che adesso si muovono contro la Palestina magari non sempre avranno posizioni, come dire, di riconciliazione, per dirla come dicevo prima, ma si stanno muovendo per un bene profondo, che è quello di poter fermare il massacro che è in atto, perché dopo il massacro di Hamas c'è il massacro palestinese, non si può andare di massacro in massacro, e quindi c'è la possibilità di costruire percorsi anche lì nelle scuole, nei luoghi formativi. Ma i giovani fanno anche attività sportiva, e queste sono attività di pace, fanno attività artistica, suonano musica, danza, teatro, fanno tante attività sportive, e lì c'è la pace. La pace non è solo là dove ci parliamo di pace, la pace è anche una bella canzone, è anche un bel concerto, è un grande momento di incontro artistico, nazionale, internazionale, oppure nelle scuole, eccetera, eccetera, quello che si può fare. Quindi la pace matura, secondo me, in tanti ambiti. L'importante è seminare, magari non vediamo subito il raccolto, ma l'importante è seminare, perché questo è necessario ed è fondamentale per tutti noi. Quindi io avrei anche questa fiducia nella possibilità appunto di attivare tante persone in modi diversi, ognuno come può, ognuno là dove è, ognuno cercando di fare ognuno la propria parte, cercando di costruire reti che sono fondamentali, ma con la fiducia nella possibilità di cambiare, educandoci alla speranza. E molte volte sono gli adulti che devono educarsi alla speranza. Io non vorrei farla molto lunga, ma sono gli adulti che demotivano i giovani, sono gli adulti che dicono: ma là, quello che diceva quella ragazza, perché lo dice? Perché avrà sentito a casa. In Veneto diciamo: ma non va a combattere, pensa ai fatti tuoi, pensa alle cose tue, quante volte viene detto questo, pensa a fare questo, poi fai quello, pensa ad arricchirti, pensa ad avere una bella posizione, che è legittima, eccetera. Però quante volte gli adulti scoraggiano i giovani,
e sono appunto responsabili dell'assassinio della speranza in tanti ragazzi e in tante ragazze, anche nel loro modo di fare, nel loro modo di atteggiarsi, di parlare, di confrontarsi, ecco, e quindi vanno educati gli educatori anche, no? Ecco, e tutti occorre educarsi in termini della speranza, che è la virtù più difficile.